Il Consiglio di sicurezza ONU chiede alle parti in conflitto in Medio Oriente di rispettare gli obblighi verso il diritto internazionale in materia di protezione dei civili, come pause, corridoi umanitari urgenti estesi a Gaza, oltre al rilascio immediato degli ostaggi. È quanto si legge nella bozza finale della risoluzione ONU, frutto di un compromesso tra Emirati Arabi e Stati Uniti per far sì che questi ultimi si astengano dal voto e la risoluzione passi. Nella conferenza di fine anno il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato che la fine del conflitto a Gaza e il ritorno a casa di tutti gli ostaggi sono tra le priorità degli Stati Uniti. Il governo Netanyahu afferma che a Gaza ci siano ancora 108 ostaggi vivi e i corpi di altri 21. Intanto oggi almeno 10 persone sono rimaste uccise in un attacco aereo messo a segno a Rafah. Fonti giornalistiche parlano dell'uccisione e del ferimento di dozzine di civili di palestinesi, la maggior parte dei quali bambini e donne. Sarebbe rimasto ferito anche un giornalista dell'emittente del Qatar. Il leader di Hamas è nel frattempo arrivato oggi al Cairo per incontrare funzionari egiziani in merito ai negoziati per una nuova tregua.